Buongiorno, benvenuti per questa nuova pillola del mattino. Cosa significa perfezionare, migliorare davvero? Un aspetto importantissimo del perfezionare consiste nell'eliminare tutte le cose, le attività inutili. Quindi, in realtà chi migliora, chi si perfeziona, non aggiunge, in prima battuta deve togliere tante cose dalla propria vita, pensieri, oggetti materiali, persone, togliere attività, togliere impegni, perché comunque il nostro tempo è ciò che ci consente davvero di vivere, di migliorare e di fare quello che veramente ci appassiona, quello che vogliamo. Quindi, perfezionare uguale eliminare. Eliminiamo pensieri, pensieri negativi che ci disturbano, cose, oggetti, persone, attività inutili e anche impegni inutili. Qualche esempio: se io ho dei pensieri negativi, che sono spesso automatici, che sono quei pensieri che ci trasciniamo, dall'infanzia, e magari pensieri di bassa autostima, eccetera. Cerchiamo di osservarli quando si presentano e di non dargli importanza e quindi osserviamoli e lasciamoli andare. Tanto quelli sono solo prodotti, spazzatura della nostra mente. Osserviamoci e cosa succede quando ci osserviamo? Che la potenza di quel pensiero diminuisce. E io semplicemente lo guardo e lo lascio andare come un qualcosa che non è mio. Quindi inizio a pulire la mia mente da pensieri inutili che mi disturbano e che mi fanno anche perdere tempo. Cose, oggetti inutili, ecco, cerchiamo di eliminare. Io sto provando a buttare via cose che non uso, anche vestiti, di modo che una minore confusione di oggetti riesca sia a liberarmi del tempo, sia in qualche modo comunque ad influenzare anche il mio stato mentale, perché avrò più ordine mentale. Basta provare, quindi buttare via tutti i vestiti che non si usano, chiaramente regalarli, magari darli in beneficenza alla Caritas, eccetera. Eliminare tutti quegli oggetti in casa che appesantiscono l'ambiente che non usiamo. Poi, persone, tagliamo fuori le persone negative, le persone che ci fanno perdere tempo. Anche questo è importantissimo. Il nostro tempo è sacro, quindi dedichiamolo solo alle persone che meritano, alle persone a cui vogliamo bene. E le altre lasciamole perdere. Attività inutili e secondarie. Facciamo un bello schema di come passiamo la nostra giornata, di quanto tempo dedichiamo a varie attività. Se noi abbiamo davvero voglia di cambiare qualche aspetto della nostra vita, per esempio, se io voglio fare attività fisica e non l'ho mai fatta, trovo mille scuse per non farla perché dico che non ho tempo, io faccio un bello schema segnando quanto tempo passo sui social, quanto tempo passo al computer, quanto tempo passo al lavoro, quanto tempo passo, eccetera, eccetera. E sicuramente troverò delle attività che sono inutili o secondarie e potrò dedicare finalmente risorse, energie e il mio tempo alle attività che aiutano la mia crescita. Dico che non ho tempo per leggere, beh, insomma, 20 minuti al giorno è impossibile non trovarli. Spesso anch'io quando non li trovo è perché mi sono organizzata male, mi sono dedicata ad attività inutili. E poi ovviamente anche in generale tutti gli impegni inutili che possiamo evitare, tagliamoli. Quindi perfezionare significa eliminare l'inutile. Buona giornata a tutti.